Guardare a un futuro migliore per agire con consapevolezza nel presente è l'obiettivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato dall'ASVIS e giunto alla sua 8ª edizione. È una mobilitazione straordinaria della società civile per discutere il nostro presente e il nostro futuro. Non a caso la campagna di comunicazione invita a chiudere gli occhi per immaginare il futuro che vogliamo, però poi aprirli per cambiare il presente. E siamo alla vigilia delle elezioni europee, ma anche di quasi 4.000 amministrazioni locali, dobbiamo guardare al futuro per decidere. E la nostra speranza è che decideremo per un'Italia e un'Europa nella direzione dello sviluppo sostenibile. Il festival parte da Ivrea, proprio città simbolo della Olivetti, per ricordare che le imprese oggi hanno un ruolo molto importante, ma anche devono fare scelte decisive. Perché? Perché ricorderete che la Olivetti tanti anni fa decise di abbandonare i computer e di concentrarsi sulle macchine da scrivere, un errore clamoroso che speriamo le imprese italiane oggi non ripetano, scegliendo invece quelle tecnologie, quelle innovazioni che possano fargli conquistare competitività e portare il nostro paese su un sentiero di sviluppo a tutti gli effetti. Ivrea, Torino, Bologna, Palermo, Milano e Roma. La kermesse, presentata a Roma nella sede di Rai Radio, prevede un percorso diviso in 6 tappe e ricco di un programma con oltre 1.000 iniziative promosse tra il 7 e il 23 maggio. Il nuovo contratto di servizio assegna alla RAI un ruolo chiave nel paese per guidare una trasformazione culturale in tema di sostenibilità. Possiamo dire che il servizio pubblico su questa strada si è messo già da tempo, anche grazie all'alleanza con ASVIS. Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è un'occasione importante per rendere popolari temi che sono decisivi per la vita quotidiana delle persone. La RAI lo fa anche attraverso il piano di sostenibilità che ha approvato all'unanimità il Consiglio di amministrazione RAI nel febbraio scorso. Bisogna guardare in maniera ottimistica e positiva al futuro, ma lo si deve fare con l'impegno di noi aziende. Come INWIT abbiamo il piacere di condividere un approccio sostenibile nel nostro business. Ci amiamo definire intrinsecamente sostenibili perché grazie alle nostre infrastrutture digitali e condivise creiamo efficienza economica e industriale per i nostri clienti, gli operatori di telecomunicazioni, ed efficienza ambientale perché riduciamo il consumo del territorio, riduciamo le risorse, riduciamo la produzione di CO2. Questo grazie alle nostre torri di telecomunicazione, grazie alle infrastrutture che realizziamo in modalità multioperatore al servizio e al beneficio di tutti gli operatori di telecomunicazioni e della digitalizzazione in una logica di sostenibilità ambientale, territoriale ed economica.